Ciao! Credevi, invece, un attimo. Ah, intanto oggi è andata cambiata l'ora, quindi un'ora in più, un'ora in più in questo anno meraviglioso che fai, butti. No, abbiamo guadagnato un'ora, un anno di merda, un'ora in più. Ah, vorrei dire un paio di cose velocissime. C'è un po' troppa confusione. Allora, arriviamo al punto. Questo Covid in questo momento qua è come prima o no? Cioè, i virologi che sono tutti lì, la carica virale non è come prima, eh? Guarda, io le posso garantire non è come prima. Poi l'altro, ma la carica virale, vedi, perché la carica virale, cioè, è come, cioè, ma il Covid uccide, cioè, è come prima, non è prima. Lei non parlo io, allora, lei cosa ne sa? Che poi uno non, perché noi siamo a casa, perché la gente si sta spaventando. Infatti io vorrei dire, se mi rivolgo anche alle persone, cioè, se non stai male, no? Cazzo, che tossisci, oppure sai che ho mal di schiena? Non intasiamo il pronto soccorso, perché sennò le persone che stanno male davvero, cioè diventa complicato. Ma perché accade questo? Forse perché ci mettono l'ansia? Forse perché quando accendi la TV ogni secondo vedi sempre le solite cose. Anche l'altro giorno, giustamente, a Napoli si sono incazzati. Ora, che abbiano spaccato tutto è sbagliato, è evidente, hanno attaccato la polizia è sbagliato, è evidente, l'hanno fatto tutti, e no, capisci? È quello che mi fa girare le palle. Perché devono sempre dire, ah, Napoli, la camorra è scesa in strada, perché la... No, cazzo, ma un po' di rispetto per le persone che sono scese in strada, cazzo, ma è possibile che non lo dica nessuno? Sono scesi in strada dei ristoratori incazzati perché il giorno prima, credo, sì, perché sì, quando il governatore dice... Io chiudo tutto, vi metto in lockdown. Io ho capito che ti piace fare lo sceriffo, però bisognerebbe avere anche dei modi un po' più giusti, secondo me, di parlare con le persone, a parte perché ti votano, a parte perché tu lavori per noi, tu lavori per loro. Non è viceversa, non sei il capo della banda, non funziona così, eh. E questa roba mi fa veramente incazzare, serve un po' di rispetto, perché le persone giustamente si incazzano, perché è facile dire chiudiamo, tanto ti pagano, che te frega te? No, cazzo. Poi che in mezzo a tutti i ristoratori si mettono dentro 50 persone e spaccano tutto, e vabbè, vanno trovate quelle 50 persone lì, altrimenti nessuno può manifestare più. Ma qual è la cosa bellissima? Che se lo fanno in Francia e protestano, ah, i gilet gialli, hai visto i francesi? Ma guarda che i francesi quando si incazzano, loro mica, oh, i francesi, il gilet gialli, tutti con je suis gilet, lo fanno in Spagna, grande, ecco, come si fa la spagnata, quinta la cabeça, perché lo spagnolo lo fa in Italia, la camorra è scesa in strada. No, io veramente non sono nato a Napoli, io sono di Trieste, ma mi ha dato fastidio come se fosse stata la mia città. Cioè, ma come ti permetti? Perché così non è. Perché Napoli è una città meravigliosa, piena di persone incazzate, ed è giusto che sia così. Perché allora, se uno fa sempre questo paragone, se protestano in Sicilia è la mafia. E non è così. Perché se protesti in Calabria cos'è l'andrangheta? Ma che cazzo di ragione cos'è? Se lo fai in Sardegna, la banda dei sardi, che cos'è? Cioè, ma perché questo? Però se lo fanno all'estero. I gilet gialli, noi dobbiamo imparare dai francesi, cosa dobbiamo imparare dai francesi? Eh? A portare il pane qui e a fare il blu, siamo io a sputare. Noi non dobbiamo imparare niente. Però ci sono alcune cose che secondo me vanno spiegate e bisogna avere un pochino più di rispetto per le persone. Dopodiché accadono cose, tipo chiuderemo i ristoranti alle 18. Perché? Boh, comitato tecnico scientifico si è riunito e ha capito che alle 18 e un quarto nei ristoranti succede l'incredibile, sì, cose, Covid, non c'è né Covid che sì. Quindi possiamo fare così: i ristoranti apriranno alle 5 del mattino, si può andare a colazione alle 6 e un quarto, potremmo pranzare intorno alle 11 per aiutare i ristoratori e potremmo andare a cena, come si fa in alcune parti del mondo, scusa, che ciuffo ribelle, mamma mia, e andare a cena alle 16:15. Alle 18 meno 3 siamo fuori e in barba al decreto. Ah, abbiamo chiuso le palestre. Tu scherzi, ma sai il caos che c'è? Mica né in autobus o in metropolitana o in... Adesso andava chiusa. Abbiamo chiuso un po' tutto, ma sì, tanto alla fine, no? Adesso qualcuno si incazzerà, no? Perché è giusto che sia così. C'è un comitato. Ecco, volevamo ricordare, oltre alle palestre, vi faremo circolare tranquillamente per le regioni. Grazie. Si chiama democrazia, si chiama libertà. Non c'è... Che cazzo è? Scusate, magari ci siamo persi. C'è Gheddafi al governo, sì, so già che fine ha fatto, ma è appunto per dire questo, non c'è una dittatura in corso, quindi è normale girare tra le regioni. Dopodiché che tu apri i ristoranti e dici, i ristoranti sono aperti, ma uscite il meno possibile.
Non ho capito. Ristorante aperto, ma cercate di non uscire. E come ci vado al ristorante non uscendo? Non vi ricordate quando eravamo piccoli, mi rivolgo ai maschietti, quando andavamo a giocare a pallone e la mamma, vai a giocare ma non sudare, se sudi le prendi, è uguale. Ristorante aperto, ma se vi troviamo che ci andate, multa, e si va, perché il comitato tecnico scientifico fa cose, richiuderanno i teatri e i cinema. Volevo ricordarvi, amici cari, che i cinema e i teatri soprattutto non hanno mai riaperto, perché aprire non vuol dire mettere dentro 200 persone su 1600 di capienza, e parlo magari di un teatro. Non è così, questa roba è veramente fastidiosa. Almeno non dire niente, non dire niente. Dovrebbero soltanto dire non li abbiamo mai realmente aperti, perché si capisce che c'è un problema di prima la salute, però bisognerebbe imparare a dire la verità. Questo non è un check-in dell'Alitalia, che tu stai lì, chiedi le cose e nessuno ti dice perché il volo è in ritardo. Questa è una cosa un po' più seria. C'è bisogno di sapere. Ho detto Alitalia perché volevo ricordare la compagnia di bandiera, potrei dirle altre, ma se poi dicevo Ryanair, welcome Ryanair. Cercate di usare anche poco i mezzi, perché è da lì che si diffonde il Covid. Tanto, nelle grandi città, Milano, beh, monopattini a go-go, vai! A tutti i monopattini, bellissimo! Non usateli in mezzi. E giustamente viene, ho anche letto, potete usare la macchina. Sì, però tipo a Milano c'è l'area B, c'è l'area C, allora levi l'area B, l'area C, prendo la macchina, ma di dietro, perché se non ci posso, non posso andare in giro con quel cazzo di monopattino, perché ho 45 anni e non voglio andare in giro con un monopattino con una batteria sotto. Mi sta proprio sulle palle. Detto questo, amici, sono stato lunghissimo. Ma vado, perché ho un'ora in più da godermi in questa meravigliosa giornata milanese. E dove vado? Che ore sono? Non lo so. Tra un po' chiudono tutto. E si va.